per lo spazio Mangia e Bevi, Taverna 79, un attore regista al comando. Sono finalmente giunta qui alla Taverna 79 per incontrare Pasquale Falcone, tra virgolette si direbbe in questo caso. Ma quale locale ha il piacere di avere come titolare, come socio, un attore cinematografico? Io penso che sia una cosa un po' che di solito la si vede proiettata nella capitale, ma noi abbiamo il piacere di essere a Cavalli Tirreni e di trovarci con Pasquale Falcone in procinto di presentare il suo nuovissimo film, che sarà sicuramente un grande successo, qui alla Taverna, che pare si presenti davvero molto carina ai nostri occhi. Giusto ambiente, giuste soluzioni, giusto menù, giusto prezzo. Quindi successo dopo successo, e noi ti diamo il benvenuto. Io saluto te, ti ringrazio. Ciao Antonella Tonici. C'hanno qualcosa in comune, senza nulla offendere. Ma Gianna, questa non era stata studiata, no, no, questa è stata un'improvvisata, diciamo. La Marcuzzi, lei è l'Antonella Grigio. Ci aspettiamo un grande vincitore, ma in questo caso abbiamo un grande vincitore, quale la Taverna 79. Io spero che mi deve vincere il principe. Sì, guarda, così lo facciamo una bella figura di merda a livello nazionale e non ne parliamo più. Ma voi la canzone del principe l'avete sentita? Ma quello non si può sentire. Siamo già in tema di Sanremo. Secondo te la musica italiana, cioè, è seguita ancora da noi italiani? No, io penso che la musica italiana sia gode di buona salute, nel senso di musica, di proposte, di realizzazioni. Forse il mercato del disco, ovviamente con le nuove tecnologie, vogliamo banalizzare. Sanremo è un'istituzione, è come la prima comunione, è come il battesimo, è come... Tu ci sei mai stato qualche volta? Io ci sono stato un po' di anni fa, quando gareggiava Umberto Napolitano. Non me lo ricordo, che edizione era? E so che siamo alla 60ª. Non mi dire che eri così, no, come no, dire, dico, giovane. No, era intorno all'82-83 e c'era, siccome a Cava di Reni c'era una bellissima sala di registrazione, e dove all'epoca vennero a incidere i dischi Giardino dei Semplici, Miguel Bosé, Nino Buonocore e anche questo Umberto Napolitano, e andammo insieme poi a lui a Sanremo perché lo produceva Enrico Forte, che era un personaggio di Cava, conosciuto, adesso purtroppo non è più. E c'era il fatto che mi ricordo che c'era c'era l'eliminazione, perché poi l'ultima serata era il ripescaggio. E guarda, è una cosa che non dimenticherò mai, che stavamo sul corso di Sanremo, questa canzone di adesso non mi ricordo neanche si chiama, Umberto Napolitano, che alla quale io avevo contribuito con delle piccole frasi al testo, ma a livello proprio di, vedi quante cose si scoprono, di modifica. E mi ricordo che lui si allontanò con delle persone, e mi ricordo che mi fece vedere che nei calzini aveva tutti i rotoli di 100.000 lire che servivano appunto per accedere alla finale. E quando poi ritornò disse: purtroppo non ce l'ho fatta, che lui mi pareva offerta all'epoca di 9 milioni e chi ne aveva offerto 15. Sottolinea che insomma un po' di partecipazione aggiunta consente di essere presente al Sanremo. Però voglio dire, Sanremo è una manifestazione che mi piace. Devo dire che ha vinto anche Antonella Clerici, nonostante non abbia fatto niente di eccezionale, tranne i vestiti, la prima serata mi sembrava un pianoforte. Si è confusa, a un certo punto mia moglie ha detto: ma qual è la Clerici, quella a destra o quella a sinistra? Io ho detto: scusami scemo, quella a sinistra con la parrucca bionda. Quante cose interessanti ci sono da dire, perché soprattutto la maestra la fa l'arte culinaria. Sì, vabbè, lo diciamo sempre, facciamo i sapori del tempo, qui ogni nostra ricetta ha perlomeno 100 anni, e le paste dei primi piatti sono, la pasta è tutta fatta a mano, i nostri dolci sono fatti a mano, se abbiamo... Ah, mamma mia, che cosa c'è su questo tavolo! Bellissimi, e poi abbiamo il famoso biscotto della nonna. Biscotto alla marena! E poi abbiamo la rovina pompeana, la tagliatella pompeana,
la nostra cascettella con tutti i sapori di una volta, le mozzarelle di bufala, i formaggi podolici, il miele biologico e poi la brace, le migliori carni italiane, anche la chianina, tutti i vini, anche sì, poi abbiamo le carni irlandesi, brasiliane e americane, la famosa T-bone, come diceva Tex Wheeler, una bistecca alta due dita con una montagna di patatine fritte, e 45 etichette, tutti i vini campani, dall'Aglianico al Piedi Rosso al famoso Peri Malumba, greco, sono tufo. Io ho notato anche la presenza di particolari strumenti musicali, cioè volete organizzare un mini Sanremo qui? No, noi il venerdì sera facciamo la Caccavella Show, che a un certo punto della sera, siccome facciamo musica venerdì e sabato, il venerdì facciamo Caccavella Show, a un certo punto della serata a tutti i presenti distribuiamo tricaballac, putipusce, davaias, cuppine, caccavelle, pendoline, pendolacci, e si trasforma il locale in una mega orchestra. Ecco, una cosa importante che mi preme capire, ci si può organizzare con un compleanno un evento speciale? Certo, noi abbiamo, bene, siamo attrezzati anche per fare anche un po' di discoteca per queste, per queste manifestazioni, facciamo quindi una cena a buffet, una cena servita a tavola, il locale è molto capiente, una sala centrale, tre salette laterali, un grandissimo banco bar, e poi abbiamo anche la sala funatore, poi abbiamo fuori anche una zona all'aperto che apriremo adesso ad aprire, che chiameremo il peristilio. Peristilio è il terrazzo. Ci ispiriamo sempre con la Pompei. Il peristilio è il terrazzo dove i pompeiani solevano cenare nelle caldi sere. Cosa ci piace? Ci piace, ci piace! E ovviamente cambieremo un po' il menù, andremo anche un po' anche su qualcosa di mare, ovviamente da partire da maggio in poi, ma sempre tutta roba di prima qualità, se faremo del pesce sarà pesce fresco, ovviamente niente di surgelato, niente di congelato, niente di precotto, niente di preparato. Siamo a Cava dei Tirreni, siamo proprio all'uscita del casello autostradale, uscito dal casello autostradale, andate a sinistra, se non mi fermate con la macchina entrate dentro al locale proprio. E una sera è arrivato uno, c'è un tavolo, sì scusa ma devi fare 2 metri più indietro perché sennò non possiamo. Bene, veramente abbiamo raccolto tutti i pensieri del nostro Pasquale Falcone, gli diamo chiaramente un in bocca al lupo per il suo film, noi ci rivediamo presto qui alla Taverna 79, un bacio agli amici di Night and Day, Kiss!